Signor Sindaco, lei ha espresso preoccupazione per il Caracciolo. È un ospedale che sta morendo per consunzione. Beh, pare proprio di sì. Intanto io credo che non bisogna mollare perché è una fase di resistenza, purtroppo, quella che stiamo ancora vivendo. La sensazione è che non si dica la verità, perché bisogna parlare il linguaggio della verità una volta per tutte. E mai come in questo momento, peraltro, io credo che si aprano delle condizioni che prima non c'erano, perché ci sono fondi importanti, risorse da spendere, per cui questa forse è la volta buona per rilanciare l'idea dell'ospedale di area disagiata e quindi farlo ripartire e riattrezzarlo. Cioè, qui è in gioco uno dei diritti fondamentali dei cittadini, il diritto alla salute, appunto, per cui non credo che si possa tergiversare ulteriormente. E d'altra parte, quell'ospedale non è che manchino, come dire, chissà quali idee, perché le idee ci sono tutte. E oltretutto, insomma, ci vuole soltanto la buona volontà, io credo, e venire incontro alle esigenze di quella gente, perché è gente che non può essere trattata come cittadini di serie B. Quello è un territorio che ha bisogno di attenzione. E allora, la esigibilità del diritto alla salute da parte dei cittadini che vivono in un territorio che ha quelle difficoltà deve essere garantita a prescindere. D'altra parte lo dice la nostra Carta Costituzionale, ma non solo, ma ci sono stati diversi pronunciamenti al riguardo. Io non capisco perché non si mettano in atto queste cose. Adesso addirittura arrivano anche queste notizie che sono sicuramente ancora più negative, cioè la chiusura del centralino, addirittura del bar dell'ospedale. Cioè, questo significa davvero trattare male la gente e continuare a dare la sensazione che di quell'ospedale non interessa più nulla a nessuno. Io credo che invece è arrivato il momento di unire le forze e di cominciare a fare delle scelte precise. I servizi e quindi la viabilità che è fondamentale, la salute come dicevamo prima, ma soprattutto la possibilità, noi non chiediamo la luna, insomma, la possibilità di mettere in sicurezza la vita delle persone, perché poi di questo si tratta, un pronto soccorso che funzioni, H24, un reparto di medicina con pochi posti letto ma attrezzato, una lungodegenza e degli ambulatori che funzionino, insomma, questo è una nuova TAC, insomma, una serie di cose che francamente si possono fare, insomma, io non penso che stiamo chiedendo cose impossibili. Ora adesso c'è anche, come dire, qualche speranza in più. Io dicevo, non sono uno di quelli che si rassegna, che si arrende di fronte a queste difficoltà. C'è qualche speranza in più perché, insomma, il sindaco di Agnone, ad esempio, come primo atto, ha fatto questa richiesta forte ai vertici della ASREM e della regione di essere ascoltato. Noi ci andremo insieme a Campobasso e spero che vengano anche altri sindaci, proprio per stare a rappresentare, un territorio che è ancora vivo, un territorio che, reclama questo diritto, il diritto ad esistere. Io penso che ce la possiamo fare, anche perché non dobbiamo impegnare chissà quali risorse. Qualche tempo fa io ho avuto modo di dire che un bel po' di anni fa, insomma, quando ancora esisteva l'area territoriale montana di Agnone e quindi c'era ancora una certa autonomia finanziaria, bene, l'ospedale di Agnone, la sanità in Alto Molise, valeva meno del 5% di tutto il bilancio sanitario regionale. Oggi addirittura anche con meno del 5% quell'ospedale potrebbe riattrezzarsi e farlo diventare davvero un gioiellino e riaccendere la speranza per tanta gente, insomma, perché noi abbiamo soprattutto una popolazione anziana, ma abbiamo anche tanti giovani, tanti imprenditori che hanno investito le loro sorti su quella montagna. A loro va data una risposta, insomma, perché se non facciamo altro che chiudere, che spegnere lampadine, prima o poi anche gli ultimi che hanno provato a resistere non ce la faranno più. Ecco, io credo invece di poter dare un segnale positivo, di incoraggiamento, dalle negatività devono venire fuori delle cose positive. Il Caracciolo deve poter sopravvivere e soprattutto deve poter sopravvivere tutto l'Alto Molise.